Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Oggi mi vedete con un colore che non si sa com'è, perché ne ho fatta una delle mie. Ovvero, ho trovato del colore avanzato da 2 anni fa quando ero tornata a castano scuro e ho detto: ah, guarda, è avanzato un po' di colore. Siccome i capelli mi si erano sbiattoliti parecchio e poi il colore che avevo rifatto alla ricrescita non mi piaceva, quindi geniale, no? Io ho detto ok, prendo questo colore scuro, lo do un po' alla ricrescita e poi tiro giù delle mesh in modo da fare i capelli un po' mesciati e coprire quel rosso che non mi piaceva, quello dell'attaccatura, e ridare un po' di vita e un po' di toni diversi alle lunghezze. Poi però dopo che ho fatto questa cosa li ho pettinati, il colore si è distribuito in modo quasi uniforme, a parte qualche toppetta che è rimasta rossa. E quindi sono venuti fuori questi capelli. Poi adesso sono osceni, ragazzi, perché sono veramente asciutti e via. Non ho dato né gel né niente, perché tanto stasera ho in programma di rifarmi una doccia e di lavarli nuovamente per bene, darci insomma tutte le cosine. Quindi, vabbè, chiusa parentesi sul fatto del perché sono con questo colore. Invece, se mi seguite di là sul canale SMR, sapete che di là uso anche molte parrucche proprio perché mi piacerebbe cambiare, ma ovviamente non andando dal parrucchiere, non facendo tutte queste cose assurde veramente sui miei capelli. Quindi lì spesso, non spessissimo, ma ogni tanto capita che cambi aspetto grazie alle parrucche. Boh, ma perché faccio questo video? Perché ho fatto dei nuovi acquisti su Look Fantastic. Lo sapete, io sono affiliata di Look Fantastic. Quando acquisto qualcosa vi metto sempre giù in descrizione dei link affiliata. Voi ovviamente non pagate niente di più, a me viene una piccolissima percentuale se acquistate tramite il mio link. Inoltre, se non siete clienti, ma è la prima volta che fate acquisti, mi sembra avete subito 5 euro di sconto a bomba. Se cliccate però sul link che vi metto, primo acquisto, ok? Va bene, passiamo a vedere cosa ho comprato. Ho voluto provare delle cose nuove. L'altra settimana sul canale SMR in modalità sussurrata, quindi se non vi piacciono i video sussurrati non andate a vederlo, ma se vi piacciono i video sussurrati ho parlato della mia skincare, del viso del momento e ho mostrato anche dei pastrocchi che ho fatto io mescolando i vari prodotti, di varie marche, sia che acquisto sul Giardino dei Libri che, i prodotti di The Ordinary, che prendo su Look Fantastic. Però volevo prendere una cosa nuova per gli occhi, ovvero questo, non riesco, ecco qua, che è Caffeine Solution. Siccome l'occhiaia mia non è solo rugosa e quindi per quello io adesso, lo sapete, ci sto dando acido, no, non lo sapete se non avete visto il video, comunque ci sto dando dei mix di acido ialuronico e collagene marino. Poi mi sono fatta tutto un misto, insomma, se me lo ricordo vi metto il link al video della mia skincare dove vi faccio vedere tutti i prodotti che sto usando. Però c'ho anche, vedete, un pochino di gonfiore, un po' di borse. Queste purtroppo evidentemente non riesco più a riposare bene, oppure non so, vabbè, l'età. E allora ho detto proviamo sempre di The Ordinary, che a me piace perché è una marca spartana e costa poco, secondo me è efficace e quindi insomma serve proprio per sgonfiare l'occhio e per ridurre anche la pigmentazione scura, che è un pochino ce l'ho, qua, vedete, un pochino. Quindi ho detto voglio provare questo. Poi ovviamente sul Look Fantastic, se si superano, mi sembra, i 20 euro, mi sembra siano 20 euro di spesa, ci sono le spese gratuite, quindi volevo comprare questo, ma poi ho trovato altra roba da prendere per arrivare alla cifra in modo da non dover pagare le spese di spedizione. Dunque, questa qui proprio è una Caffeine Solution 5%, riduce il contorno occhi, lo scuro del contorno occhi e puffiness, suppongo sia il gonfiore. Dunque, questa qui non la apro ancora, a parte penso che userò ad usarla subito domattina. Dice di vabbè, massaggiarla sulla pelle
Dice mattina e sera, quindi non so, valuterò perché io ho bisogno anche del collagene e dell'acido ialuronico, quindi valutiamo, vediamo un po' se dare prima questo o prima l'altro, oppure se dare magari al mattino questo che sgonfia e la sera dare l'altro che è più nutriente. Quindi il primo acquisto è questo qua, il Solution Caffeine 5%. Poi, appunto, ho detto, siccome io un pastrocchio sempre mescolo cose, ho detto, quando avrò finito i miei pastrocchi fatti da me con tutti i vari principi che ho unito, ho detto, voglio provare questo qua, perché ne ho sentito parlare molto bene anche da altri, su altri canali di beauty guru serie, non come me, cioè io non sono una beauty guru, io sono, lo sapete, sono una che si diverte, che gioca. Ho voluto provare il Buffet, che è Multi Technology Peptide Serum. Allora, io ho controllato che non ci fosse oddio, non me lo ricordo già più, non lo squalane lo posso usare. È un'altra sostanza che mi fa venire i bollicini rossi, quindi non dovrebbe esserci, spero, perché se c'è, se no veramente mi posso sparare. Sembrerebbe di no. Allora, questo qui non ha un inci eco bio, ve lo dico subito. Tra l'altro io speravo, lo sapete, da un po' sono tornata un po' alle cose più naturali, infatti non sto usando neanche il contorno occhi di Avon, che è efficacissimo, perché volevo tornare alle cose naturali e poi la fenomena che fa, questo non è naturale. Ecco, ok, abbiamo già visto che non è naturale, quindi vabbè, e ormai l'ho preso e me lo do, non si, insomma, ci sono tanti peptidi praticamente. Glicerina, vabbè, quello è chiaro, fermento lisato, tripeptide, palmitoil, tetrapeptide. Ok, sono una marea di peptidi, come c'era anche scritto come c'era scritto anche qua. Però contiene anche diverse altre robette che non mi piacciono molto, come inci. No, decisamente l'inci di questo prodotto non mi piace. Preferisco gli altri prodotti no, meno più puri, ecco, perché sono meglio da un punto di vista dell'inci. Via. Comunque, insomma, ormai l'ho preso. E questo, allora, qual è la funzione? Ovviamente antirughe, ragazzi, cioè che ora secondo voi io mi prendo la roba per la pelle grassa a coprofoli? No, è chiaro, l'ho preso per le rughe. Allora, visibili targets, scusate il mio inglese, fa pena. Surface hydration, quindi fine lines, wrinkles, dynamic lines, texture irregularities, quindi dovrebbe servire per l'idratazione della pelle, ovviamente, per le linee sottili, per le rughe, che adesso sta sempre anche così, quindi c'ho pure quelle belle profonde. Dynamic line, credo che siano le rughe d'espressione, e io ce n'ho tantissime, perché al contrario di tante persone che vedo, io ho una mimica facciale, cioè faccio sempre i versi. E irregolarità della texture della pelle. Quindi, vabbè, lo proverò non subito, però prima voglio finire i miei pastrocchi, anche perché una volta aperti i prodotti poi riducono la loro durata. Quindi questo qui va a quando ho finito il resto. Alla fine poi ho preso questo è il contentino finale per arrivare appunto a non pagare le spese di spedizione. E quando mi manca tipo 3-4 euro, vado a vedere se ci sono, vado a vedere nella zona outlet del sito dove ci sono le offerte. E questo qui era super, super, super scontato e mi ha incuriosito. Allora, ovviamente è scritto sempre in inglese, quindi io dovrò impazzire adesso per tradurlo, però è un filler per le rughe, clinicamente provato per ridurre le rughe in 30 minuti. Quindi questo dovrebbe servire a fare un effetto filler immediato. Più che curativo, è un effetto tipo: devo fare un video,
ravvicinata, magari me lo do mezz'ora prima, mi stiracchia un po', poi mi trucco. Questa è l'idea, eh. Poi magari bisogna vedere se funziona. Direction smooth into a fine layer. Vabbè, va dato nelle rughe, ovviamente. Non ci capisco niente, ragazzi. Non riesco a capire l'inglese perché. Allora, dice evitare il contatto diretto con gli occhi. Raccomandiamo un patch test prima dell'uso. Ovviamente, non usare se siete allergici agli ingredienti, ma quello mi pare ovvio. Tenere in condizione al fresco, quindi non lo piazzate sopra il calorifero. Poi, clinicamente testato. Vabbè, dà immediatamente un effetto tensore e rassodante, aiuta l'apparenza, aiuta a ridurre l'apparenza delle linee sottili. Qui ci scrive che ci sono ingredienti naturali, credo che venga dall'Australia questo prodotto, manukadoctor.com, no, Nuova Zelanda, ok. Penso che sia una cosa a base di miele, cera d'api, vedete c'è proprio la pina qui. Ok, io che si fa? Lo proviamo in diretta? Lo proviamo in diretta, dai. Poi magari se mi seguite su Instagram vi saprò dire se funziona davvero. Allora, farò una storia magari, vediamo. Voglio dare intanto qui sul mio codicino a barre e vediamo cosa succede. Ovviamente non aspetto mezz'ora, ragazzi. Io adesso vi saluto. Poi mi raccomando, seguitemi su Instagram. Tra vlog e sito ASMR cominciate ad essere tanti, ma su Instagram siamo 2000 e qualcosa, quindi se non mi seguite su Instagram, seguitemi, così se io lo so che arrivare a 10.000 è dura, però quando io potrò avere famosi 10.000 vi parlerò di una cosa e vi faccio subito lo swipe up, invece così vi devo mandare sempre al link in bio, vabbè c'è il link tree con tutto l'elenchino, ma insomma seguitemi su Instagram, più che altro anche perché faccio delle storie giornaliere, insomma se vi va di rimanere un po' più in contatto. Io adesso vi saluto e poi su Instagram vi farò sapere i risultati di questo antirughe. Ciao!